sono nato a Alatri, provincia di Frosinone, sono ciociaro. E dai de tanco e dai de punta, viva viva la sola assunta. Fior di limone, io mi rivolgo a te, oh Cicerone. Fior di limone, ma che camera romana, ma che camera egiziana. Io ho fatto il falegname, il tappezziere, il restauratore di mobili, ho sempre lavorato il mobile, falegnameria, tappezzeria, eccetera. Fior di cicoria, qui non si può cambiare certo la storia. Venni a Roma quando è successo il fattaccio. Quale? Il fattaccio a Vicolo del Moro. Sono delegato mio, scioglietemi, non sono boiaccia. Mo vi racconto tutto. Il mondo sulle spiagge è una tipica rassegna di ragazze sexy. Ragazze sexy su tutte le spiagge. Io, ad esempio, il mondo sulle spiagge con Rossellini, ma noi, non Rossellini padre, Rossellini figlio. E cosa hai fatto lì? Il mondo sulle spiagge? Sì, ma cosa hai fatto? Il produttore? Hai messo Facevo soldi? Il produttore. Hercules of the desert. Senti, hai fatto anche film di Ercole, mi hai detto? Ah sì, Sansone contro i Filistei, e poi, senti, non me la ricordo. Mimmo Salvi, non so se voi ricordate Mimmo Salvi. E Mimmo Salvi, conosciuto Mimmo Salvi con il fratello, eccetera, allora... sai, facevo questo qua, là. Allora io finanziavo questi film. I film suoi? I film di Mimmo Salvi, che faceva tutti questi... Gli Ercole, Maciste. Ercole, Maciste, Ercole contro i Filistei, Maciste. Quindi faceva questi film, li finanziavo tutti. Mimmo Salvi com'era? Simpatico? Ah, bravissimo. Però non gli dovevi prestare i soldi. Perché gli devi prestare i soldi, ne hai più. Quindi allora lui veniva, allora dice, allora presto mi fammi il favore qua là. Allora che è che te, sti soldi, non li rivoglio, non li rivoglio, tanto non mi dava, allora dico, non li voglio più. The Giant of Metropolis. Mimmo faceva cambiare, non lo so, adesso non mi ricordo, ma insomma... tanto non ne pagava, è meglio che ne faceva. Fece un film con Orson Welles. Ah sì, me lo ricordo. E mi pare che, non so, io mi ricordo con Orson Welles che... David e Golia. David e Golia, una affascinante vicenda affidata alla prestigiosa interpretazione di Orson Welles. Davide Golia, che c'ero pure io dentro, però quindi non mi ricordo, ho dato una mano, soldi, eccetera, con questi personaggi qui. Io ho sempre tirato i soldi. Maurizio Prado viene premiato per essersi distinto nel campo della distribuzione cinematografica quale responsabile della Holding Distribution. Ah, Prado è una brava persona, eccetera, io ci ho lavorato con lui. Ci ho fatto Passi di morte perduti nel buio in Grecia, l'ho fatto 50% Grecia e 50% in Italia. Attori chi erano? Te ne ricordi gli attori? Ah sì, ormai belle, no. Belle donne c'erano? Sì, c'erano donne, insomma c'erano un po' tutti. Ma che mettevi, soldi te? Io certo facevo il produttore. E si guadagnava bene? Certo, sì, ho sempre guadagnato. Comprai dei film che l'ho rivenduti, eccetera, e con quei soldi che ho fatto ho comprato la Città del Mobile. Ho comprato la terra, la prima terra per costruire la Città del Mobile, 5.000 metri. Il sindaco della Città del Mobile, Ugo Rossetti, ha consegnato l'ambito premio Venere 86, premio speciale alla canzone Nonno Ugo, cantata da Deborah, la bambina più bella del mondo. Nonno Ugo,
avete visto mai Vigilessi? Quello l'ho inventato io, che ho inventato adesso, come si chiama? Eveline. Mm. Ma quale Eveline? Vigilessi, da mo' che c'avevo. Perché? Perché quando facevo premio di pittura per piccoli artisti, bambini, e allora avevo queste vigilesse. Perché le vigilesse? Perché c'era lo sputaggiò che tirava fuori i giocattoli da una parte. Bambini, venite alla città del mobile. Nonno Ugo e Sputaggiò vi aspettano tutti i giorni. Date una martellata a Sputaggiò, il simpatico computer, e nonno Ugo vi darà un giocattolo. E queste vigilesse c'erano i bambini che li prendeva e me li portava. Si è svolta nel giardino centrale della città del mobile Rossetti la sesta edizione del premio Venere per l'arredamento. Senta nonno Ugo, ma lei ha lanciato le donne più belle del mondo, vero? Ci vuol fare c'è l'elenco di quelli che ha lanciato la sua città del mobile? Come stas, machito? Come stas, mio amor? Lo quiero y no lo tengo. Pregunto al corazón. Prima Carmen Russo, poi Serena Grandi, poi Moana. Il sindaco della città del mobile di Roma, Ugo Rossetti, ha consegnato l'ambito premio Venere 85. Ospite d'onore Moana Pozzi, la donna più bella del mondo. Allora, Carmen Russo, Serena Grandi, Moana, Monna Lisa, Angie, Eleonora Stark, Tiziana D'Arcangelo. Cucina componibile 7.490.000. Maria della Saluta, Bonaccorti, Michela Miti, Serena Grandi e Sabrina Salerno. E Sabrina Salerno. Ammazza come ti ricordi pure te. Ah, ti piacevano quindi le ragazze, sì. Ma come no? Chi è che... Noi siamo uomini. Io mi facevo tutte le televisioni Roma e Lazio e poi che succede? Che io facevo le cassette e le mandavo in tutta Italia, ad esempio Tele Milano, Tele Grada, che le mandavo tutte a loro, allora poi le rimandavano. Sono qui radiografata, sono nuda anche vestita, di me sapete tutto, forse più voi di me. Mia figlia ha vista tutta nuda Moana, perché si è andata a sposare a casa mia, io ho casa vicino quando faccio il premio Venere, e si è andata a sposare lì e mia figlia mi disse: mamma mia quanto è fatta bene Moana, e poi fece quel ballo. Però i balli che faceva, io c'avevo un maestro di ballo che chiamavo: quanto costa, mi devi fare, quanto è 700 euro. Ma se mi chiederete le cose che ho nel cuore, eccole sono le cose che non saprete mai. E allora io il balletto lo prendevo con tre macchine da presa, una al centro e due laterali. E poi facevo il montaggio, no? Ma facevi tutto te? Ma come, c'erano a lavorare con me due ragazzi che ci hanno lavorato 10 anni con me. Adesso che fanno Ingeo Igeo, sai quella trasmissione, ma non che sono attori, sono scrittori. Il sindaco della città del mobile di Roma, Ugo Rossetti, ha consegnato l'ambito premio Venere 85. Ospite d'onore Michela Miti, la donna più bella del mondo. Salotto angolare con divano letto matrimoniale, valore 3.590.000, aggiudicato lire 1.970.000. Ah, Michela Miti pure brava, Michela Miti veramente bravissima, perché lei faceva il premio Venere, però più che altro faceva premio di pittura per i bambini. Ehi, ciao ragazzi, un benvenuto dalla vostra Michela Miti qui alla città del mobile Rossetti. Corvaro Vitali, mi ricordo, bravissimo. Se sei come me, non te preoccupa, alla vita è meglio dai del tu. Calvaro Vitali si innamora della vigilessa. Porca miseria. Allora dico, vabbè, fammi il favore, Calvaro Vitali, la sera quando finiva che staccava, quindi accompagnami dalla vigilessa. Aiuto, sono stato colpito dalla peste. La peste?
Ebbene sì, quella peste di Paolino aveva colpito ancora. Viola, gli ho fatto rotto viola, è ancora un po' da sola, l'ho fatto viola. Qui Alvaro Vidali, un esempio, ha fatto i Promessi Sposi. Avete visto i Promessi Sposi? Fatto bene. Altro che, quindi, che poi con i Promessi Sposi, mi pare, perché ci ho vinto pure una cosa, facevano la più bella pubblicità d'Italia. Ha vinto questa puntata dedicata ai grossi registi Ugo Rossetti, ritira il premio Ugo Rossetti! Bravo! Strepitoso capolavoro dei Promessi Sposi. Chi più forte lo sconto farà, i suoi mobili venderà. Allora il mio sconto è del 10%. Il mio sconto è del 20%. Il mio del 30%. Il mio sconto è del 50%. E in più una camera da letto omaggio. Don Rodrigo, gonfio di rabbia, si arrese di fronte a tanta generosità. Il regista chi era? Dei Promessi Sposi, i fratellini sempre, quelli, sempre che erano, sì, quelli che hanno lavorato con me per 10 anni, 12 anni. Renzo e Lucia si sposarono e vissero felici e contenti. Evviva gli sposi! Sai che ti dico, nonno Ugo è il nonno più buono del mondo. Evviva nonno Ugo! E si facevano soldi, sì. Beh, qui hai fatto i soldi. I soldi, tanti, perché qui c'ho 7 ettari da terra, 2200 coperti. Ma alla fine scelsero un meraviglioso arredamento completo del valore di 40 milioni in offerta Promessi Sposi a soli 18 milioni. Quando hai smesso di fare TV? Di fare i video, i premi? Ma da quando ho affittato il locale a... Perché ho affittato il locale a... Perché mia moglie, ricca, e frega niente. I miei figli, tutti e due, si hanno i soldi, e che ne sanno? In definitiva, hai 84 anni? Sì. E ti sei divertita? Certo, sempre, pure adesso mi diverto sempre. Ma io non sono mai incazzato, che mi devo incazzare a fare? Perché? Non esiste proprio. Bene, la città del mobile Rossetti vi ringrazia per la cortese attenzione e vi ricorda che continua con successo la fiera della cucina. Vi aspettiamo.